Su mia proposta abbiamo approvato in giunta uno stanziamento di 112 milioni di euro destinati ad ATS, SST, Fondazione IRCCS, Areo e IRCA Casatenovo per il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture sanitarie e del patrimonio tecnologico. Di questo stanziamento 40 milioni sono già stati indirizzati e ripartiti verso le strutture del territorio, con una particolare attenzione per l'acquisto di nuove apparecchiature, come ad esempio nuovi ecografi, elettrocardiogrammi, monitor multiparametrici. Si tratta di una voce molto importante perché le nuove apparecchiature garantiranno diagnosi ancora più precise e più veloci, fondamentali anche per la prevenzione e per la riduzione delle liste d'attesa. Più in generale, continua lo sforzo di Regione Lombardia e del nostro assessorato per migliorare sempre più il nostro sistema sanitario di prossimità attraverso lo stanziamento di risorse della Regione. Questi 112 milioni serviranno per diversi interventi, tutti importanti, che spaziano dalla messa in sicurezza delle strutture al miglioramento del patrimonio tecnologico, al finanziamento e cofinanziamento di interventi già programmati. L'obiettivo finale è di garantire l'erogazione di servizi di qualità in tempi ragionevoli e con alti livelli di sicurezza. È un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento della nostra sanità territoriale, così come la legge della nostra sanità che abbiamo approvato e che è stata recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri.